Bene amici, appena finita la conferenza stampa di Huawei, ho questo Poco F5 Pro da provare, vi faccio vedere le novità, perché pensavamo ci fosse solamente il P60 Pro, che ho già recensito, in realtà hanno presentato tante altre cose, soprattutto il Mate X3, pieghevole, andiamo. E devo dire che siamo accolti da un bellissimo mood, brava Huawei, ma adesso pensiamo ai prodotti. Ecco, c'è ancora un po' di bolgia, aiuto, dov'è il pieghevole? Mi sa che là. No, bella la musica, però per fare anteprima un po' rompe le balle. Ma ci proviamo lo stesso. Devo dire che le prime impressioni quando si tiene in mano è di estrema leggerezza, 235 grammi o giù di lì, sporgono abbastanza le cam, ma il comparto è tutto livello. Vediamo subito il display interno. Devo dire che è molto bello rispetto all'Honor che ho provato poco fa, molto più piatto, la piega non si vede tantissimo, ha un sistema di cerniere particolare per andare a migliorare proprio questo aspetto, ma soprattutto è IPX8, quindi impermeabile. Ci ho creduto alla musica che aveva smesso, ma pazienza. Andiamo a vedere un sito a caso per scoprire le specifiche, perché è già ovviamente online l'articolo. Eccolo qua, Mate X3, quindi 156,9 mm, largo 72,4 da chiuso, 141 da aperto, ma guardate lo spessore, 5,3 mm aperto, 11,08 piegato. Perché adesso non ve lo posso far vedere perché c'è l'antitaccheggio, ma hanno usato una tecnologia particolare per la presa USB di tipo C per assottigliarla il più possibile. 7,85 pollici, refresh 120 Hz, display interno, devo dire molto luminoso e praticamente quasi quadrato, che secondo me per un utilizzo fold ha tanto senso, perché poi c'è il 6,4 esterno che per i contenuti multimediali devo dire che ci sta alla grandissima, con le sue cornici abbastanza sottili. Tra l'altro c'è anche qualche ottimizzazione per l'utilizzo fold, anche se da vedere con l'imminente uscita del Pixel Fold se andrà a migliorare proprio Android Stock rispetto a lui, che ovviamente ha gli HMS, quindi non ha i servizi Google. Ma Snapdragon 8 generazione 1, ovviamente 4G, non è 5G, qua la memoria. E vi dice prima delle fotocamere, perché principale 50 megapixel, ultra grandangolare 13 megapixel, ma soprattutto il tele 12 che è periscopico. Vedete lì, penso sia il primo fold con la periscopio. E accesso e spegnimento col sensore impronta digitale, qua c'è il volume, stavo cercando se c'era l'infrarosso, c'è, sì, e qua audio stereo perché vedo altoparlante da una parte e dall'altra, 5800 mAh di batteria. Vediamo le ottimizzazioni. Se io faccio così posso decidere, se sposto qua a destra, di creare una finestra flottante, oppure, e apro un'altra applicazione a caso, spostare qua a sinistra per metterlo da una parte e aprire in multitasking su due finestre l'altra applicazione. Vediamo qua cosa ci sta raccontando. Vabbè, i tips adesso lo avrò in prova, quindi non ho tempo di approfondire questo aspetto, ma bello il fatto che qua abbiamo le varie applicazioni. E io immagino che se ne prendo un'altra, tra l'altro questa barra si può personalizzare, è comoda perché quando si apre ci sono sempre le applicazioni che si utilizzano di più. Stavo dicendo, secondo me se io faccio così e faccio no, non posso più metterlo in alto a destra, ma faccio così, anche questa applicazione può essere flottante, quindi si possono avere più applicazioni flottanti allo stesso tempo. Mi sembra che il multitasking sia stato pensato abbastanza bene, poi ovviamente è da provare in maniera un pochino più approfondita. Vi dicevo 5800 mAh la batteria, ma tutte le spec le trovate sul sito. Il prezzo 2199 euro, non popolare, ma da un punto di vista hardware molto bene. Rimane sempre il solito dubbio: a questo prezzo senza servizi Google? Però ci sono delle cose, magheggi, G-Box. Vabbè, andiamo al prossimo prodotto presentato. Veloce passaggio su nuovi MateBook X. Non cambia la forma, cambia un po' la sostanza, perché sono dati nuovi processori Intel di 13ª generazione, i7 per il piccolino, mentre fino all'i9 per questo che in conferenza hanno detto un pochino più da
creator. E finisco la carrellata delle novità con il Watch 4. Vi posso dire un po' lunoso, e infatti c'è questa nuova Watch Face che tra l'altro giorno dopo giorno cambia in base a suoi algoritmi. Rimane la ghiera qua, il pulsante che può ruotare, e qua sotto il pulsante per attivare direttamente le attività. Insomma, il software rimane sempre quello. La mia critica è: ma Huawei, porca miseria, io mi sto trovando benissimo con questo Ultimate. Se io schiaccio questo per entrare nel menu, poi voglio rischiacciare questo per rientrare nella funzione che ho selezionato, questo non deve essere l'indietro, l'indietro deve essere qua. Speriamo che mi ascoltino. Devo dire, bello però il design così un po' stondato anche sopra, vetro zaffiro per non far sì che si graffi, cassa in titanio, bracciale in titanio, c'è anche la versione non pro con cassa in alluminio e bracciale in elastomero. C'è da dire che Huawei sugli smartwatch e sui wearable in generale dice ancora tantissimo, tantissimo la sua. E non preoccupatevi, perché sta arrivando la mia esperienza con lui sott'acqua, dove ve lo anticipo, ha vinto il confronto con Apple Watch Ultra. Ma non diciamolo a voi, questi sono stati tirando troppo. Prezzi tra i 450 e circa 600 euro in base ai modelli. Ma fuori dalla location dell'evento, questo enorme cavallo di Troia, che sia a simboleggiare il voler tornare con cattiveria nel mercato europeo con qualche idea nascosta, boh, non lo so, vedremo. Ma come avrà girato in questo caso, in questo momento, con la grandangolare questo Poco F5 Pro? Boh, adesso lo giro, scarico i file e ve lo dico. Ciao!